Che, ragazzi, è l'ultimo episodio, diciamo, della serie Vacanze di Ea. Ma io sono emozionato a bestia, non so voi. Riproviamo con calma. Ecco, Bellissimo, vabbè, ragazzi, cioè già la qualità è assurda. riesci a concentrarti? Sì. È un nuovo personaggio, no? Non ho mai sentito sta Sì? voce. Bene. Ricorda, se ti impegni, puoi riuscire È sempre Riccione, non credo, guardate le ad montagne. applicare il tuo quirk anche su soggetti che non hai ancora Il toccato. quirk, siamo su MH. È la prossima fase questa. Sei pronta? Ah, brava! Telecinesi! Sapevo che ce l'avresti fatta. Vedrai che col tempo diventerà sempre più facile. Ah, ma bellissimo! Cioè, vabbè, ragazzi, ma guardate la qualità. Ha effettato la lente. È una lente di ingrandimento, credo di sì. Che è viola fin tanto che lei usa la telecinesi sopra. Vabbè, ragazzi, cioè, ormai siamo a un livello. Boh, sono stupito. Ma perché c'ha così poche views? Boh, io sono. Boh, non guarda. Brava, vedrai che col tempo diventerà sempre più facile. Ma lui che sa di quirk? Cioè, perché fa il maestro finto? All might de sto ca. Grazie maestro, questo sì che mi tornerà utile. Benissimo. Non c'è di che. Adesso che cominciano le vacanze estive. Eccoci, di nuovo. Tra l'altro stanno in montagna, quindi tipo il ritiro zen sulla montagna per allenarsi. È fantastico. Non so se avevi altri programmi, ma se ti va. Ma è sempre lui? Scusatemi, cioè è sempre. No, perché ci sta palesemente provando con lei, no? A parte che vorrei capire come ha imparato tutte queste cose sui superpoteri. Ma poi, cioè, lui è fidanzato, no? Ma mi stai chiedendo di uscire, quindi? Beh, perché no? Ti faccio così schifo? Ma no, certo che no. È solo che, insomma, io ti vedo più come. Vabbè, ho capito, lascia stare. Vado a prendere del tè, che qui l'atmosfera si è fatta parecchio tesa. Bene, tutti tristi. Dai, ti chiedo scusa, non volevo dire che. No, ma tranquilla, è a Il posto. fatto comunque che le waifus siano doppiate da Dio rispetto a lui, raga, dà quel valore in più sempre a tutto. Cioè, è perfetto. So che magari non è voluto, ma il fatto che le tipe siano doppiate così, mamma mia. Penso però che in un'altra dimensione mi avresti detto di sì. Ah, Madonna, cioè pure il multiverso, siamo nel multiverso. Madonna, quindi se l'è In sognato. un'altra dimensione. Lascia stare. Vado a prendere il tè, tu continua a Coavolo. esercitarti intanto. Ma che ci fa lì quella specie di telecomando? No, fatti qua. Proviamo con quello. Ura, raga. Dai, vabbè, raga, ma guardate che figata. Cioè, l'ha colorato di rosa, l'ha scontornato pure. Ma di che stiamo parlando? Spero che non si sia Ma è il rotto. telecomandino del condizionatore, o sbaglio? Ha veramente aperto il portale. Proprio quello di Strange, peraltro. E comunque, non è che perché ti faccio da insegnante allora devi trattarmi diversamente, eh? Siamo tutti e due ragazzi, in fondo, no? Bomba. È veramente il multiverso della follia. Uraraka? Uraraka! Sì, vabbè, ragazzi, Uraraka ha 14 anni, perché Fiona Ryder cos'era? Ultramaggiorenne con figli, scusatemi, mo veramente. Uraraka! Ochako! Ah, ok. Guarda. Vabbè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo impazziti? Ma qualcuno gli dice a sto ragazzo di aprire un Patreon che gli do 20 euro al mese e tutti glieli diamo per continuare a fare ste cose? Per favore, qualcuno glielo può dire di farlo di mestiere? Io glielo pago, eh. In un'altra dimensione. E questo è il riassunto di tutte vacanze estive. Sì. C'è Sonic! Madonna, ve la ricordate sta scena? Ultime vacanze col fonte di Hercules. Perché in inglese? Ah, le garette. Oddio, perché gli ha fatto. È tipo staffetta. Si è inchiodata sull'acciaio. Avanti a tutta forza! Madonna, ragazzi, siamo di nuovo a Riccione, eh? Non ci si crede. Ammazza e callo!
agosto. Ma non fai nient'altro che lamentare. È tornato Conan! Dai, dimmi che siamo quasi pronti. Sì. Ok, allora sbrigati, che se no poi Fiona arriva e scopre tutto. Dai. Scopre tutto. Keep your eyes on Cleopatra. Beh, ragazzi, ormai è un livello inarrivabile. Ha raggiunto un livello assurdo. Io non voglio pensare quanto ci mette per farlo. Tutto gratis. Ma siamo impazziti. Ma diamogli dei soldi. C'è il super grazie. Non ha il super grazie. Se no glielo facevo. I capelli che non te si può guardare. Ma scusa, come cazzo fai a vederli che siamo in chiamata vocale, oh? Sto cellulare è magico. Dai, non perdo altro tempo. Ho perso. È vero che ha perso la pippa. Se si togliesse il sorcio dalle spalle vincerebbe, lo sappiamo tutti. Ehi, stai tranquilla. Non era una corsa così importante dopo tutto. Figurati se mi sconforto per una sconfitta, Kazuya. No, vabbè ragazzi, qui le cose sono diventate serissime. Ma siamo impazziti. Poi sta al lago, non è più il riccione. No, forse il... no, non è il mare quello. Sta al lago palese. Ormai è diventata una roba assurda. Fiona. Ah, fa le prove continue. Mi vuoi spoilerare Endgame? Cioè, tanto io non sono fan della Marvel, a me non frega niente. Non è il caso, Eric. Basta con sta battuta, basta. Com'era? Me lo chiedi pure? Fai pena, ridicolo. Il giorno in cui dovrai essere tu a fare una proposta del genere, voglio vedere che faccia farai. Cioè, ma no, si vuole sposare Fiona. Ho capito, ma il momento si avvicina. Hai organizzato tutto e non riesci a dirlo manco per finta. Senti, a proposito, come va con... quella tizia che non mi ricordo mai come si chiama, Trixa. È nuova, Trixie, Beh, sai quando ti prendi una cotta per quella che sembra essere la ragazza dei tuoi sogni e poi quando finalmente, per fa miracolo, cacare. Ti ci metti insieme e diventa tutta un'altra persona? No, non credo mi sia mai capitato, no. Ecco, è diventata una vera scassaballe. Sì. Ti ricordi, per esempio, quando ci sono entrati gli scarafaggi in casa? Ah! Ma guarda dove cavolo mi hai portata! Stavo così bene. Ah, Trixie è questa qua. Nella mia bellissima casetta invece mi sono lasciata convincere a venire a vivere in un topolio pieno di scarafaggi schifosi. È diventata anche una storia, se vogliamo. Mia. Avevi detto che se era necessario avresti distrutto pure il mostro di Loch Ness. Quindi vedi di estirpare tutte quelle bestiacce schifose. È fastidiosissima sta tipa. Altrimenti io da qui me ne vado e ti pianto in asso. Sono stata chiara. È tossica un botto. Pronti con l'operazione Scarafaggio. Andiamo a dare lo sfratto a questi bastardi. Beh, per un po' non se ne vedranno dopo la lezione che gli abbiamo dato. No. Ok, dunque ecco come andrà. Ho già dato l'anello al nostro cameriere di fiducia e al momento del dessert ci porterà due dolci squisiti. Ma cosa ci sarà in quello di Fiona? La morte, perché si strozza anello. Con l'anello. Esatto. Bene, così alla fine di una tranquilla e deliziosa cenetta romantica arriverà il cameriere con i due dolci e lei dirà: oh, ma io non l'avevo ordinato. Sì, beh, magari con un'altra voce perché sennò è preoccupante, ma comunque il piano è proprio questo. Sarà davvero una sorpresa pazzesca. Beh, funzionerà tutto. Ci siamo. Questi manco convivono, già si vuole sposare, va bene. Saremo molto ansiosi anche noi, comunque staremo ad aspettarvi. E se ti dice di sì, verremo a lanciarvi buste intere di petali di fiore. Ok ragazzi, saremo a Riccione tra meno di un'ora. La destinazione fissa di qualsiasi viaggio interspaziale. Ehi Fiona, ma c'è per caso qualcosa che non va? Aiuto. No, è tutto a posto ragazzi. Glielo dirai a Fede che hai perso la gara? No. Ma che c***o ne frega a Fede? No, non è il caso. E perché no? Beh, ecco, la prenderebbero in modo un po' esagerato. Per cominciare Fede mi preparerebbe una montagna esagerata. Madonna ragazzi, bellissimo. Cioè addirittura le proiezioni mentali rappresentate. Di carboidrati. Devi coccolarti con il cibo. Mangia fino a sazietà e io intanto ti massaggio le spalle, dai. Non essere così tesa, Fiona! Poi c'è Lindsay che farebbe dei paragoni senza senso. Oh, e io che mi vanto sempre di vincere i concorsi di bellezza davanti a te! Oh, sono una pessima amica! E io finirei per dover consolare lei. Poi Conan mi farebbe una lista di domande come fosse una sospettata di un omicidio. La tua Cleopatra ti ha per caso dato problemi di prestazioni ultimamente? No! Si è già verificato in passato. Assistenza clienti by Conan. È normale perdere. Mi potresti dire la velocità di andata, che tipo di come avevi montato la stabilità del telaio? E
fine, Timmy cercherebbe di inventarsi barzellette idiote tentando invano di farmi ridere. Allora, ci sono un cinese e un gallo. No, aspetta, non dovevo dire già che c'era il gallo. Fai finta di non aver sentito, l'hai ricominciato a capo. Allora, il gallo... Eccola, la vedo! Fiona! Oh, ma sta attento! Fede, ma che fai? Fiona! Attento, Fede, sta attento! È pazzo. Tutto a posto, ovviamente con la musica degli Avengers. Ah già, perché lui nel suo mondo è il maestro. Ah beh, giusto. Ma è pazzesco, avete visto? Stavo praticamente sollevato da terra e fluttuavo per magia. Dopo questa non mi posso prendere più. Tra l'altro, dove è andato? In mezzo alla strada che l'ha salvato. Sei un idiota. Ecco. Potevi restarci secco, ti rendi conto? C'è rimasto ma malissimo. Ma che diavolo ti dice il cervello, eh? È stato pazzesco, ti ha fatto praticamente volare lei. Già. A proposito, ma come ti chiami, scusa? Sono io, Chakuraraka, come fai a non riconoscermi? Scusa, ma io credo di non averti mai visto, davvero, giuro. Attenzione che qui si può creare una brutta situazione, eh? Attenzione. Perché questa mi guarda in modo così puccioso? Accidenti, vuole stringerla fortissimo. No, 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 Fede, no, ti devi sposare. Che fai? Fede dice che non ti conosce, automaticamente posso confermare che non ti conosce. Ma... stavamo facendo lezione poco fa, eravamo nel giardino di casa tua. Aia. Io manco ce l'ho il giardino. Ma vorrei capire più che altro come hai fatto a farmi fluttuare in quel modo. Eh? Ho usato il mio quirk, no? Ah. Easy. E che cazzo è? Ah boh, non lo so. Ah, ma che confusione. Ah, è troppo cucciosa. Dai, Fede, però no così, eh. Qualcosa che la ti... Ho un'idea. Ci andiamo a bere qualcosa tutti insieme e ne discutiamo con calma di questa strana faccenda. Che ne dite? Fede. Che è? Ricordati di quella cosina che devi organizzare. Di che cosa sta parlando? No, è fissato per i videogiochi, si riferisce a un torneo PlayStation. Timmy, adesso non è il momento, su! L'ultima cosa che ricordo era questa specie di portale che mi inghiottiva e... mi sono ritrovata per strada e ti ho salvato. In effetti tu sembri un po' diverso. Cioè, come personalità intendo. Perché di aspetto sei praticamente uguale. No, ma dico, sta cosa dei portali, ne vogliamo parlare? È figata! Insomma, è stata un'esperienza da brutto. D'accordo, allora ti aiuteremo a capire cos'è successo. È una promessa, eh? Davvero, grazie! Perché l'hai tutta trista? Praticamente, Fiona, e c'è qualcosa che ti turba? Devo inventarmi qualcosa. Niente di particolare, solo che nell'ultima corsa, ecco, non mi hanno fatto partecipare perché i gareggianti dovevano tutti avere una certa altezza. Ma io sono sicuro che non freghi nessuno che Fiona ha perso. E io ero troppo bassa, quindi... Povera 10 kg di palla di refitto a questo tavolo, presto! Subito ordinato da Magnano. Ho sempre della mia altezza anche davanti a te. Sono una pessima amica. Va bene, adesso basta tutti. E che cavolo, non è una cosa così grave perdere una corsa. Come scusa? Ah, gli è venuto fuori. Ti vogliamo un mondo di bene. È per questo che magari strafamo, però... è perché ci teniamo. Non ti preoccupare. Ah, ma si va a letto insieme, finalmente. Anzi, sono io che mi scuso per aver inventato una scusa, invece di dire subito che avevo perso. Tranquilla. Ah beh. Sei turbata per questo, quindi. Mica la prima volta. Buono! Però, forse questa era più importante per qualche motivo? Ma no, ti ho detto, stai tranquillo. Col ventilatore. Dai, ta-da, ce l'ho una nuova, pronta a sfidarti. Ah, carina. Dove l'hai trovata? Nelle patatine? Vabbè. No, nell'uovo di Pasqua, questa almeno sembra un po' vera, dai. E senti, domani sera ti porto a cena in un ristorante fantastico. Una cenetta chiaro di luna, solo io e te. Oh, domani, raga. Mai, te lo assicuro. D'accordo. Adesso però scusami, sono un po' stanca, vorrei riposare. Niente. Oggi non si fa nulla. Ok. C'è rimasto del amore lui. Buonanotte, amore. Notte. Vabbè, ragazzi, la dissolvenza a nero mentre va a dormire. Ma di che stiamo parlando? Ma siamo impazziti. Mamma mia. Tutto teso. Bellissima, c'ha la sigla di Dragon Ball sul cellulare. Sì. Allora, è tutto a posto? Assolutamente. Adesso, appena arriva, le dedicherò un'orchestra magica. Poi, dopo, ci arriva un bel vaso di fiori ad accompagnare la serata. E a fine cena sai benissimo cosa succederà. Mamma mia, che hype! Dacci notizie appena puoi. Buona fortuna. Andrà male, Fede.
Che cacchio vuole questa, mo? Ciao. Cosa ci fai qua? Ecco, Fiona mi ha detto che si scusa, ma non poteva venire. Che bocce. Quindi mi ha suggerito di prendere il suo posto, così intanto risolviamo questa faccenda. No, no, fidati, non è il caso. Sempre se non disturbo. Sì, disturbi. Vabbè, accomodati pure, tanto... Madonna, come il prezzemolo questa, ma che grazie. Vuole, oh? Ma... Perché? Sei sicuro? Questo è un locale esageratamente romantico, no? Vanno così con tutti. Sì, è vero. Vabbè, belli comunque. Insomma... Non erano per te, vattene via! Aspetta, cosa, Fiona? Ma scusa, che ci fai qui? Non dovresti essere da Fede. Ecco, ho avuto un contrattempo e devo vedermi con gli altri stasera per risolvere una faccenda. Ma no! Perché, scusa? È tutto così buono? Ma che cazzo? Scusami, ma la cena non era per te. Non era per te, ti siedi magne. Ma che cazzo fai? Ma da che mondo vieni tu? Madò, che maleducata! Comunque, pensi sia possibile che esistano diverse dimensioni in cui ci possono essere altre nostre versioni? Sì. Come spiego? Scusatemi, di che anno è? Del 2021. E quindi non era manco uscito Strange. Bello, è un discorso piuttosto... Certa quando vede un certo libro. Mi stai ascoltando, scusa? Sì, come no? Certo che no, che cazzo sta succedendo? Non so che dirti, so che l'universo è vasto, ma... For prefa! No, al dessert no! Perché no? Ma perché? Chissà quanto mai... Perché non vuoi io? Ingrassare, dai! Non ti preoccupare, io mi tengo bene in forma! Vabbè, certo... Dai qui! Fregagli il piatto, tipo, subito! Vabbè, aspetta, ti do il mio, tu prendi il mio e prendo il tuo! Sì, come no, ti piacerebbe! È uguale, zia, è uguale. Che aspetto fa. Sì, vabbè, raga, questa si è seduta, ha scroccato tutto, ma che mosso. Ma aspetta! Oh, che c'è? Pazzesco. Senti. Doveva essere una sorpresa, avevo organizzato tutto sto cenone per Fiona e le ho messo l'anello nel dolce. Che dolce sarebbe, scusatemi. Tra l'altro... Nella carta assorbente. No, non credo sia un pancake. Guarda com'è bruciato. Ma quindi volevi... Sì, volevo farla. Sì, esatto, voleva che ti levassi dal cazzo. Proposta. Oh, ma che notizia meravigliosa. È un cazzo, ormai è tutto rovinato. Perché dici così? Puoi sempre organizzare un'altra cena, no? Certo, intanto questa però l'ha pagata. E questo è il problema. Scrocco. Allora, dai, prendi l'anello, ti aiuto io ad organizzare un'altra. No, senti, adesso tienilo tu che io devo scappare. Come tienilo tu? Ma sei scemo? Pure tu? Fede, mo non ragioni più veramente. Aspetta. Ma che razza di comportamento è? Lei lo dice, lei, capito? Dalla bocca sua è uscita sta frase. Lei l'ha detto, ma ti rendi conto? Dalla bocca sua è uscita sta cosa, oh. Pure. Ehi là, amico, che ti succede? Perché sei così triste? Ale, a posto. Tra l'altro lui è in 3D. Sonic. Ci conosciamo già per caso? Sono io, Federico, no? Non credo di averti mai visto prima, sinceramente. Bene. Ma se mi hai pure appena chiamato amico. Ma era un modo di dire, no? È un aspetto strano. Che hai cambiato look per caso? Ehi! Hey! Sapete che ho detto? Perché si è acceso uno spazzolino elettrico? No, invece... invece è Sonic. Oh, per bacco! Rieccolo l'impostore! Tu sei l'imp... I multiversi si stanno scontrando qua, eh. Continua a spacciarti. Ecco, questo è un figlio di Sonic, palesemente. Per me. Ma che sta succedendo? Esce pure 2D, ciao, adesso. Da quanto tempo? Stai attento, questo tizio è sbucato dal nulla e non mi piace per niente. Senti, bello, tu sei antipatico, ma corri piuttosto veloce. Ti va di fare una sfida decisiva? Oh, hai già perso praticamente. Se non me li inquadri non so chi parla, però. Nessuno è più veloce di me. Questo lo vedremo. Pronti? Via! Chi vince tra Sonic 3D e Sonic del film? Ma
Eh sì, c'è un conflitto di multiversi. Ah, un logico, adesso un altro Sonic. A meglio dormirci su. Va a letto, ah. Sembra di stare sul sole. Che diavolo, sei un ladro? Oh, ci hai colto in pieno. Benissimo. Dovrei dire infragrato. Però cerca di tranquillizzarti. Non sono qui per derubarti. A meno che tu non abbia qualcosa di veramente prezioso. Un attimo però, lui non dormiva con lei. Dove sta? Custodito in una sfiziosa cassaforte. No, no, non cazzo, adesso chiamo la polizia. La polizia servirà ben poco. Se avessi voluto... Bene. Ottimo. Tu mi sarei già dileguato. Sì, va, diabolico, mo' entrato. No, idiota, ma Lupin terzo in persona. Voglio sapere perché mi sono ritrovato qui così dal nulla. Ma chi è che ha aperto i multiversi? C'è una trama che continua. Com'è che è l'ultimo episodio questo? Sto tutto preso. Ma chiede a me, ma che minchia ne so io? L'ultima cosa che ricordo era quella specie di luce abbagliante rotonda. Senti, mi spiace, ma non so proprio come aiutarti. E siccome sarei piuttosto stanco, se mi fai il piacere di... andare, eh? Ok, ok. Sarà stato uno scherzo di Gigan o qualcun altro che conosco. Va bene, ragazzino, dormi bene. Sogni d'oro, ciao ciao. Ma che è stasera? Oh. Tesoro, sono io. Sto simulando la chiamata. Non è che potessi farmi il sacrosanto piacere di rispondermi, no? Perché sai, quando il tuo fidanzatino ti chiama tutta la mattina, magari è importante, no? È che si è comportata male. No, questo no, non esageriamo. Ma infatti, dimmi. Fidati. Fidati, devi dirgli. Ma questa va struma. Un pelino male, però. Cioè... No. No, no, dai, su, ti devi sposare. Oh, dille proprio, Fiona, hai rotto il cazzo. No, no, Timmy, mo hai rotto tu. Ti richiamo più tardi. Organizzi una cena importante e già che non vi siete visti per un lungo periodo di tempo, lei ti liquida così. Ma stiamo scherzando, ma. Oh, ci avrà le cose sue. Dai, va bene, evviva l'amicizia, va. Timmy è un problema costante, comunque. Bellissima questa musica. Fiona! E come al solito tu pensi sempre a te stesso. Io non sono un servizio che puoi fare accendi e spegni come e quando ti pare. Ma che dice però pure lei adesso? Ti preoccupi tanto per la tua vacanzetta da quattro soldi? Beh, sai che c'è, puoi farla benissimo anche senza di me, credo. Ciao! Raga, si è svegliata col ciclo? Che problemi c'ha? Ci è rimasto stunnato, eh? Dio! C'ha una maschera? Perché? È tornato al ristorante? Sono proprio un cretino, non c'è un cazzo da fare. Beve la coca come fosse alcol. Fede, sei tu? Hai rotto veramente le palle. Che succede? Perché piangi? No, non stavo piangendo. Scusatemi, perché c'ho un 9 lì, ragazzi? Lo so che io ogni tanto mi soffermo, scusate. Ma questo 9 qui, ma che mi significa? Una cattiva di andare via. Lei ha rotto veramente le palle, comunque. Avrei proprio bisogno di parlarti. A te! Beh, per fortuna sono qui. Ecco, io diciamo che mi sento parecchio confuso. Ah beh, direi... Mi piace troppo l'abbinamento dei colori che ha scelto, sto arancione smorto, quasi salmone e la camicetta blu sotto, è fantastico. Ho affettato troppo le cose. Ma non, scusatemi, mi devo essere perso un passaggio, non ho capito perché Fiona gli ha fatto così al telefono, ma lui che ha fatto di male, povero Cristo? Mi manca un passaggio, perché gli ha sbottato così? Posso chiedere a Fiona di sposarmi? Perché no? Venite a guardare! Ma chi è? Paperino? Ma che diavolo? Attenzione. Oh mamma, io sono uscita da uno di quelli. Già. T'altro gialli per non essere rossi come Strange. Ehi Sakura, attenta, non so cosa sia questa roba. Attenzione che qui, ragazzi, le due D-Girls si moltiplicano, eh. Catro, questo ha rimorchiato un po' meglio, eh. Aia, gli è andata meglio al fede di questo universo, fidati di me. Tranquillo, senpai. Wow. Ha vinto tutto. Ma cos'è un'altra diavoleria di quel... Comunque ha anticipato Spider-Man senza volerlo, è un genio. Fius. No, ma senza waifu però. Allora, ah beh! Minori, ci capisci qualcosa? No, vabbè ragazzi, c'hanno tutte la waifu per eccellenza. Wow, ma che stregoneria sarà mai questa? Oh, però, certo che ne ho di fantasia, eh? Oh, per tutti i cieli, guarda quanta gente! No,
guarda quanti tè! Esatto, guarda quanti tè. Il maestro. Pare proprio che noi siamo il fulcro in qualche modo. È comunque più interessante la trama di Fortnite, io non so che dire. Quindi tu sei me, versione scienziato o roba del genere? Tipo maestro... Che cos'è? Sono... Whis, cos'è un altro dei tuoi trucchetti per caso? Pesissimo. Oh no, mio signore. Perché... Ok, questo deve essere tipo di un gioco che non conosco. Madonna, sì, vabbè, ce n'è qualcuno? Vabbè, ragazzi, mamma mia, però. Ehi, Sakuri! Il tonnellate di figa, la sti portando. Mi vuoi sposare? Sembra il fede, sì, che lo voglio. Uraka? Hai per caso fatto qualcosa al mio telecomando del multiversum? Come faceva a non conoscerlo? Telecomando del che cosa? Sì, pare di sì. Ho cercato di costruire questo apparecchio per aprire delle porte nelle varie dimensioni che compongono questo multiversum. Multiversum. Detto però, è un errore. Il telecomando già stava aprendo delle porte in modo forzato a mia insaputa, facendo passare delle persone di una determinata dimensione ad un'altra. Resettiamo tutto? Ed è un casino totale. Beh. Tra cui anche tu, Raka, eh? Oh. Ah. Quindi, ci è voluto un po'. Ma ora l'ho sistemato e lo userò per rimettere tutto quanto a posto. Bene. Ma scusi, scusa, ma allora perché si sono aperti tutti questi portali ad minchia, ma adesso? Per poter fare il ripristino ho dovuto necessariamente aprire tutte le porte temporaneamente. Ah vabbè, sono pochi gli universi allora, poteva andare peggio. Oddio, non è detto che tutti stanno a Rimini, eh? Ci può stare. Riccione. Ho potuto constatare che seppur abbiamo un aspetto simile, alcuni di noi sono proprio diversi. Non possiamo lasciare che queste dimensioni si uniscano. Potrebbe... Niente Orgiona? Potrebbe essere un disastro. Tu ed io siamo responsabili, secondo me. Responsabili che tutte le cose rimangano al loro posto. Dobbiamo andare Uraraka. Ehi, un momento. Vuol dire... che non potrò più rivederti. Ma non rompere le palle, Fede, basta. A parte che gli è passato di fianco il tram della figa, sta guardando quella, ma lasciamo sta. Questa era già una valida motivazione per tenere le porte chiuse. Giustamente, la gnocca se la tiene. Affezionarsi a qualcuno che poi non potrai più rivedere è davvero un'orribile sensazione. Adesso gli spacca il telecomando, ti immagini? Ma non ci possiamo fare niente, gli sbagli si pagano ed è arrivato il momento di pagare. Quanto sei opprimente però! Via! Lui ti somiglia solo nell'aspetto, ma ti posso assicurare che per il breve lasso di tempo che ho passato con lui ho visto una persona fantastica! Una persona che sa davvero cosa è importante! Sonic, vabbè, era un effetto collaterale del multiverso. Una persona con la quale riflettere e poi ridere insieme. Una persona che sa davvero cosa significa amare. Vabbè, cazzi tuoi, cioè. Fede, prendi, questo è tuo. L'anellino? Adesso devi promettermi due cose. La prima, che farai la tua... Comunque io non ce la farei mai a prendere seriamente una che porta quel pannolone lì. Cioè, veramente. Proposta. E la seconda è che non smetterete mai, tu e il tuo magnifico gruppo di amici, di fare le vostre tradizionali vacanze. Promettimi che non saranno le ultime vacanze queste. Ma che gliene frega a lei? Te le prometto. C'è il pannolone supremo. Bene. Le emozioni sono tanto pericolose quanto forse l'unico vero senso della vita. Bene, addio. Ehi, aspetta. Stavo pensando una cosa. E se tutto questo sta succedendo perché... come dire... sto... multicoso, come si chiama, se fosse alla sua inevitabile fine. Ma che vuol dire? Magari è solo la fine dell'inizio. Beh, ho capito adesso. Questa puntata serve per giustificare tutte le cose che farà dopo, perché sono i multiversi di Fede. Ma è un genio.
Non avevo capito la finalità narrativa di questo momento. Vabbè, cioè. Ci vediamo, Fede. Madonna, la pura animata, questa è tanta roba. Anche tu. È stato bello poter correre con qualcuno del mio stesso livello. Oddio. Mi raccomando, mantieni sempre alto il titolo. Anche tu. I figli di Sonic sono tornati a casa. Ma Fiona? Oh, dimmi. Non puoi avere la minima idea di che cazzo ti sei appena perso. E beh, in effetti. Stavo male. Pizza. Che è successo? La stanza sfaranta? Perché? Ma che è successo? Ottobre? Cosa sta aspettando? Noi... ecco, secondo te noi ci siamo davvero amati, Fede? Voglio dire, forse stavamo insieme perché non avevamo particolari ostacoli da superare per farlo. Lindsay, io di te ero pazzamente innamorato. Credo che se non fosse stato vero amore, a quest'ora neanche ne staremo parlando. Voglio dire, chi altri farebbe quello che abbiamo fatto noi? Rimanere comunque inseparabili amici. Nonostante tutto, io ti voglio un mondo di bene, davvero. La scomparsa di Fiona non mi torna minimamente. Non so veramente cosa stia succedendo. COD. Fede, tanti auguri a te. Tanti auguri. PS5. Tanti auguri, Federico. Tanti auguri. Che non ho finito. È distrutto. Dicembre ci stanno le vacanze di Natale. Vieni subito qui. Ancora con sta tossica? E perché ai tuoi amichetti fai dei pacchi di Natale così grossi e a me regali sempre la cosa più spilorcia che tu possa trovare in un supermercato da 4 soldi? Sai perché? Perché c'è rotto il cazzo! Va bella, va fuori dalle balle! Bravo, dimmi così! Fede, credo sia giunto il momento. Cosa intendi? Vai a vedere chi ti sta aspettando là fuori, vai! Pesissimo. Cosa ti ha convinto a tornare? Lindsay mi ha detto... Ah, e quindi ora cosa pensi di fare? Beh, dimmelo tu. Io, in fondo, ho soltanto cercato di mettere da parte la mia passione per cercare di stare con te. Ma che vuole questa? Oh, ma stiamo scherzando? È così che la vedi, quindi? Beh... Non è che sotto sotto avevi paura? Io paura? Ma vuoi proprio farmi ridere? Sono stata io ad avvertirti che un rapporto a distanza è troppo duro per chiunque. È proprio di questo che hai paura. E la paura si è infuocata dentro di te quando hai perso quella gara. Perché hai capito che non potevi più gestire ambe le cose. Avresti dovuto rinunciare a una delle due. Ah, peso, non l'avevo capita, ok. Io sono stato egoista nel volerti in tutte le mie vacanze, lo riconosco. No, Fede, però, cioè... Gli hai chiesto cosa? 6 giorni all'anno? Dai, mo non scherziamo, eh. Fumi, sai che mi comportavo così è solo perché non riuscivo a stare così tanto tempo senza di te. Ma ho capito che stavo male per quella sconfitta, perché invece di provare a darmi la forza mi hai sbattuto in faccia il tuo dispiacere per avere saltato una stupida cena? Perché ero convinto che tu fossi... Ti voleva solo chiedere di sposarti, vedi tu? È abbastanza forte, anzi lo sono tuttora. E perché sei la persona più audace, ostinata che io abbia mai conosciuto. Vuoi cercare sempre di dare il meglio di te stessa, soprattutto per gli altri. E perché quella stupida cena forse era il momento decisivo per me per dimostrarti che io sono davvero pronto. E so che te l'ho ripetuto un sacco di volte. Questi si vedono 6 giorni all'anno, sposiamoci. Davvero, volevo farti vedere che ora sono davvero pronto per questo rapporto. Via. Madonna, ragazzi, so tesissimo, eh. Sto in tensione perché ho paura di quello che gli dice. Fiona! Mi vuoi sposare? Oh, Fede, sono stata una stupida! Oddio! È finito bene, meno male! Io sì che lo voglio, Fede! Lo voglio assolutamente! Giugno. A Riccione, scusate. E dai, che ho un appuntamento, su! Oh, mi scusi! Oh, no, scusi! Ancora! Aspetta! Vabbè, la versione del suo mondo. Sì, ci conosciamo.
più o meno. Fede, sei un uomo sposato, eh? Adesso basta. Don't believe me, just watch. Come on. Sono prese da Detective Conan e le stelle stanno a guardare. Ha fatto le scarpe alla Marvel, questa cosa comunque. E quindi adesso con i multiversi ha giustificato tutti gli altri filmati che ha fatto. È un genio. Che dobbiamo dire? È un genio. Deve aprire un Patreon, gli do i miei soldi. L'ho già detto sta cosa. Madonna, guardate che carino. Le riprese sono state effettuate rispettando le normative anti-Covid. Ma la qualità come l'ha alzata dal primo? Oh, ma siamo impazziti? Bellissimo. Quante views ha? Ne ha solo 18.000. Ragazzi, questo è sbagliatissimo. Ma perché ne ha solo 18.000? Non è giusto proprio il mondo. Cioè, non è giusto. Però è finita la serie Vacanze. Adesso che ha aperto il multiverso, poi dopo farà episodi singoli, immagino.